la persona giusta arriverà. Cercarla è inutile. Questa è una frase fatta, diffusa proprio da chi non ha cognizione di causa. Ti metto il concetto in altri termini, per semplificarlo. Apri un'azienda. Di che cosa hai bisogno per sopravvivere? Soldi. Chi te li dà? I clienti. Quindi, se vuoi tenere in piedi la tua bella aziendina, devi cercare clienti. Dire che la persona giusta arriverà è un po' come dire di voler guadagnare soldi, ma non voler cercare i clienti. Follia totale! Non esiste azienda che non cerchi continuamente clienti. È un dato di fatto. In un modo o nell'altro, le cose non accadono a caso. Quindi, se vuoi trovare la ragazza giusta e non stai muovendo nemmeno un muscolo, è probabile che rimarrai per sempre da solo, privo di relazioni sentimentali e rapporti sessuali. Se non fai qualcosa, è davvero improbabile e irrealistico che una ragazza ti suoni il campanello di casa e ti dica: ciao, sono la ragazza giusta per te, posso salire? Eccoti quindi alcuni suggerimenti soft per crearti delle occasioni. 1. Frequenta persone nuove. Cerca di andare a qualche evento popolato da giovani, relativamente ad un tema che ti incuriosisce ed interessa. Una volta lì, cerchi di socializzare con ragazzi e ragazze. 2. Frequenta contesti nuovi. Se fino a ieri andavi nella palestra X, prova ora ad andare nella palestra Y, se non ti crea troppa scomodità. Anche qui poi, ovviamente, dovrai attaccare al bottone, ma sarai facilitato dal contesto. 3. Iscriviti ad una app di incontri. Creati un profilo in una delle dating app più popolari e diffuse, come ad esempio Tinder. Se sei nuovo e non sai come muoverti, noi abbiamo fatto un seminario specifico, lo trovi sul sito. Se vuoi realizzare un profilo che ti permetta di raggiungere risultati come questo, puoi iscriverti ad un corso e lo faremo assieme. Se invece vuoi fare di testa tua, libero di farlo e trai pure spunto dai video che pubblichiamo. Però poi non lamentarti se raggiungi sempre gli stessi risultati. Infine, eccoti alcuni suggerimenti più strong. 1. Vai in libreria. Molte ragazze leggono e vanno in libreria, specialmente nelle grandi città. Puoi andare a farci un giro durante un pomeriggio e cercare di agganciare la ragazza che ti piace. 2. Frequenta locali. Nei locali notturni ci sono un sacco di belle ragazze. Non credere al luogo comune che recita che quelle che vanno in discoteca la danno a tutti. Non è così, però ti dovrai per forza buttare, perché se aspetti che arrivino loro, probabilmente termina la serata. 3. Scendi in piazza. Non è uno sprone alla protesta politica. Per le vie del centro città è sempre pieno di ragazze di passaggio. Se deciderai di fermarne qualcuna, molto spesso la coglierai di sorpresa, perché non se lo aspetta. So che non è facile, perché anch'io la prima volta ero paralizzato. Però questa è la strada se vuoi crearti più situazioni. In bocca al lupo!